Problemi di linea. Andiamo. Sì, abbiamo. È andato perduto un pezzetto di live, non è successo niente in Sì, realtà. ce lo siamo presi. Quello che è successo è che siamo arrivati alla cattedrale delle profondità e stiamo Sì, affrontando mi ha fatto un sacco di cose divertenti. proprio. Ci siamo fatti ammazzare dal Preso gigante da mazzate sopra. Sì. da gigante da sopra e da un invasore. Da gigante da sopra sopra, era anche pure bella tutta la scenetta del gigante da sopra. Non importa, l'importante è che non ci succede nulla di male. Eh sì, sotto. No, ma io non sto ridendo per questo, sto ridendo perché sono un animale. Non puoi dire niente. Criptico, criptico. Io vivo scriptici. Cosa? Scripticissimo. Ok. Dici di andare a segnalare, quindi ti invidia le falle. Le falle. Facendo ammazzare, rismettila. Spiegare la storia. Vuoi spiegarci che cosa ti è successo? Stavi parlando, scusa. Sicuramente non con me, visto che i problemi di linea non sono miei. Chi è che ne sono uscita? Chi sarà? Chi sarà? Oia! L'operatore ecologico. Che poi secondo me non me lo posso permettere di caparezza e l'operatore ecologico starebbero benissimo insieme. Però mixate insieme. Aiuto, aiuto, aiuto. Aia! E fammi bere! Ma dici che ci scatenano contro la furia degli dèi antichi? E vabbè, tra 46 anni ce la scatenano contro. Comunque sta musica è una delle mie preferite. Peccato che stia sempre immersa nel disastro generale di Sì. sta boss. Ah, pensavo di aver ucciso Chi qualcuno. l'ha pensata sta boss? Un premio alla carriera bisogna dargli. Anzi. Oh, sono morto. Alti. Ha preso una come dici? Momenti alti, dicevo. Hai preso cosa? Una brace. Ah, perché ogni volta ti dà la brace che vinci? Beh. Sì, ogni volta che a me. Dovrebbe darla a te, però la dà a me. Bilbo natura. Ok, quindi andiamo a Irithyll. Gisella, sedia però. La sedia. Bene, non sa niente questo qua. Non Stai dicendo? Che sedia? conosce padre Mauro. Ah, Gisella seria, non sedia. Lo Ah, sì. stavo dicendo a me. No. A noi due, cane maledetto. Prendi questo. Prendi anche questo. Colpirò nello Stai dicendo? stomaco dove ti fa più male. Penso che sia lo stomaco dove gli fa più male, però. La mia carne venne Abbiamo. dilaniata da questo cane. Veloce e feroce. Verace. Soprattutto verace. Appurato quindi che io i pezzi di titanite non te li posso dare. Il scintillante no. Irisi. Piccoli pani.
grandi pani. Aspetta che corro dall'altra parte. Ma tu stavi a giocare col cane sul ponte? Non so, capito il cane. Sì, l'ho ucciso. Bravo, molto bravo. Al tuo livello hai già accoppato sto mostro qua, minchia. Ci sono, ma c'ho una spada arrivo. Grossa. Sai cosa dicono di quelli con la spada grossa? Cheat. Da dove non ti aspetti, tra l'altro. Metti il simbolo. Dove lo metti il simbolo? Al falò della piazza? Al falò dentro. Eh sì, dove al solito. Dove al solito. Andiamo in piazzetta, andiamo. Bisquadiche. Bisquadiche. Piscano i pini cappini carta. Ok, ci sono. Spada. Crino sta tornando in chat, è traumatizzato. Forse ancora a chiedersi cosa sia successo, dove siamo finiti. Sì. Contatto, vedi che abbiamo avviato un'altra live. C'era anche il bastardo sulle scale, me l'ero scordato, bastardo sulle scale. Muori. Perisci sotto i miei colpi. Questo doppiaggio, non so, mi ha ricordato tantissimo il doppiaggio di qualcosa. Sì, più o meno doppiaggio generico italiano. Iori, dica. Dimmi una cosa, tu l'episodio che vogliamo guardare, in che lingua lo vuoi vedere? In giapponese? In giapponese vorrei vederlo, però okay. Se mi dici che in italiano è... No. Non è peculiare, dà solo fastidio. Sarebbe bello poterlo fare in live, altro che... Ci fosse la libertà che ci dovrebbe essere, la libertà che ci dobbiamo riprendere. Sembro troppo qualcuno di specifico con questa volta. Ah! Santo Dio. Picchia. Fini. Mi sa che lo lascio lì. Picchia. No, sono morto, dai. Mi ha ucciso la strega. Picchia, peni. Vado alla chiesa di... Vai. Giuseppe. Corri. Cattedrale delle cose Yorkshire. Simpatiche. Yorkshire. Grande cattedrale di Yorkshire. Ma non c'è scritto il nome dell'area ovviamente. Chiesa di Yorkshire. Ah no, non è l'area. È una chiesetta. Josefka. Dove stava Josefka? Ah, Josefka era la clinica troppo. Di Josefka. Aspetta, ho scordato tutto. Ti aspetto qui. Arrivo, sto parlando. Finisco di caricare e arrivo. Beh, almeno scordati tutto, così quando fra 20 anni ci sarà il multiplayer su PC, potremo giocarci insieme. E sarà un'esperienza nuova. Cosa? Ok. Mi sta venendo mal di testa. Cosa avete cambiato? Non hai visto niente, Cri? No, allora a posto. Niente, non abbiamo cambiato niente, abbiamo cambiato live, così, sì. Per darci un tono. Andava al green screen, ho dovuto riavviare un attimo. Causa Nvidia subito. Pesano come i capperi sotto l'acqua con i folluccoli. Uccidiamo un po' di gente, ma perlomeno, cioè per lo più, andiamo avanti. E c'è la scheggia addosso qua dietro. Sì, sì, sto andando. Ricordati. S-
scheggia di non morto. Corri, scheggia, corri. È polvere d'ossa di non morto, però. Scheggia di frisalinto di Estus. Estus. Che schietta te. Non fa. Vabbè. Walking in the air. Bene, perfetto. Cree, è successo esattamente quello perché non ci piaceva tanto la qualità della live scorsa del green screen. Aveva fatto qualche. Ha avuto qualche inciampo, diciamo. Giusto un paio. La pianti. Non mi fa ridere, non vedo niente. Adesso mi riammazzo volando giù dalla vita. C'ho i lacrimoni, non vedo niente. Io sono passato in mezzo al mare di ombre. Dove stai tu? E sto avanti, ho ucciso il mago qui nel abisso. Ah, mi ucciso. Donna, mi stavo uscendo. Una di quelle cose. Altro che riavviare la live. Se l'ho già dato. Sono morto. Ucciso quando sei morto, tra l'altro. Sono arrivati 4. Ma cosa hai fatto? Cos'era quel casino? Loro. Ho sentito brababom e ho visto loro perdere vita. Perché io ho colpito loro mentre loro in 4 colpivano me, tutti e 4 insieme. Ok. È stato quello che mi ha ucciso. Adesso vado full là per quel cestus. Era la terza? Era il terzo corridoio? Sono stupido veramente così tanto. È quello più piccolo, è quello più basso. Porca di quella puttana l'illuminazione. È di qua, sì, è di qua. Ma già cazzo, si vedeva lo sfondo dietro, si vedeva. Tutti questi anni che ho giocato a Dark Souls non mi sono mai fermato a vedere che ce n'erano più grandi e più piccoli di sti cosi. Mai. Pensavo fossero sempre la stessa dimensione. Per qualche motivo. Molte titanite scintillanti. Bravo, quelle che servono a te. Vero? Se sì. Serviva la. E controllo perché serva la quintillina. Sì, scintillina. Okay. Ma dove ti trovo? Arrivo. Io accendo il falò quell'altro. La madonna. Arrivo. Corri come un animale. No, ho anche aspettato 3 ore a capire qual era la pura invisibile. Castagna. Aspetta che faccio un paio di cambi. Sì, sì, mettiti poi quando ci sei nel laghetto della fantasia, sì, prima, sì, dei mostri obbrobriosi. Ma devo fare un paio di cambi agli incantesimi perché sono veramente inutili. Li provo adesso. Non ho una ciola, non serve. Allora prendiamo una cura buona. Sarà questo. Poi prendiamo questo. Ok, faccio il miracoloso. Faccio. Noi andiamo a Firelink Shrine a potenziare un po'. Mi cambio e metto qua. Il materiale vicino alle pozioni. Questo qua. Sì, sono le dita avvizzite. E si chiamano dita secche, tipo in italiano, non mi ricordo. Dita avvizzite, mi sembra. E fanno. Ti fanno evocare più di una persona, anche dove non si dovrebbe. Però ti fanno invadere da più gente. Serve per il multiplayer, non serve. Se no. Ho messo il simbolo nel laghetto. Sì, io sto potenziando la spada. Bravo. Ah, me ne hai dato anche la tua. Eh sì. No, non ho capito. Ok, no. Ok. Ancora 3. Sono a più 2 però.
Scusa, quanto danno faccio? Minchia. Ma la cosa... Ah, non hai mai capito com'è fatta? Perché io ce la vedo abbastanza bene. Tipo una mano. Sono tipo due dita così, rinsecchite di un essere strano, legate con un... una sorta di spago per tenersela attaccata alla vita. Penso. Vado un po' avanti di livello anche. Se riesco. Beh, il mio re dei giganti. Il tuo re dei giganti? È un torri così su, sì, te lo ricordi. I tipi il alati? Nostro... Eh? No, il nostro bellissimo re dei giganti su Dark Souls 2. Ah, sì, lui me lo ricordo, sì. Per salire di livello. Madonna. Da livello 100 a livello 400 in un pomeriggio. Forse dovrei tirarmi su un po' di vita, forza. Sì, sì. Decisamente ma sì. Non lo sto prendendo. Perché così lo aumenti anche a me la vita, poi. Io vedo male, ma... Ma sì, ma è quello, è quello. Sono delle dita ravvinzite. Ravvinzitis. Andiamo a Yoritil. Andiamo a Yoritil. Vai alla Magione Lontana. Magione Lontana. Che tra l'altro mi ricorda un nome di un falò di Dark Souls 2. Possibile che ce ne fosse qualcosa? È la Magione di Aldia. La Magione di Aldia, giusto. Giusto. Yoritil della Valle Boreale. Quanto fa figo della valle invece che la Valle Boreale? Della valle. È un po' come il tenente Amazon, no? Di... Eh? Tu ci presenti Marco Merrino? No, poco. Ok. Nelle live con Strumox faceva questo personaggio che... Cioè, non so se lo fa... No, non lo fa ancora. Il tenente Amazon. E... Siccome ci tiene i pronomi si fa dare... Si fa dare della valle. Ok. Cioè dice mi dia pure della valle. Quindi della Valle Boreale, ma mi ha ricordato tante cose. Vabbè. Quanto è strano questo mondo, quanto è strano. Fatto di pezzettini di pane che fanno una striscia lunga verso un obiettivo che non esiste. Andiamo. Credo che anche loro. Ma se ci dimostriamo uno di loro non ci attaccano neanche, guarda. Perché hai iniziato a correre? Perché l'acqua è bassa. Ah, è bassa l'acqua. Accidenti, non funziona più il decoy. Di che vengano qua? Aspetta che mi preparo una cosa io, perché... Tanto qua ci invadono sempre. Talismano di Lloyd. Azzo, cosa hai fatto? Mi hanno tirato una manata prima una e poi l'altra. Levati da lì. Andiamo. Potevo non curarmi, c'è il coso laggiù. Vabbè. E bibegna disegnata Dio quella signora che non gli importa di risultare offensiva agli occhi degli altri. Lei dice porco di signora? Sì, no, era la canzone della signora che non gli interessa di quello che pensano di lei. Ho maleducato la signora. Oh, la piantate con gli ombrelli, nonna. La danza dell'ombrello facciamo qua. Mi ha tirato un ombrello nella spalla. Anche a me. Sono vaccinato. Epla, mancato, stronzo! Sei andato su? No, non sono... Stavo cercando le scale. Ah, mi sa che ce ne sbattiamo le balle del sopra. Tanto non ci sono titani scintillanti.
A questo punto lui è tipo Gazzaladra. Sì. Cercando Shiny. Ma come? Ma come? Temo è un bel. Ma scusa, ma c'ho il patto di. Sono con Yuria. Yuria. Non l'hai cagato. No, no, ce l'ho, c'ho l'anello. Ma ti sei buggato, ti ricordi? Era con questo che mi sei buggato? Sì, era con questo. Oh, ciapa. Due biacchette di Harry Potter. Vabbè. È perché tu ci giochi con gli occhi piccoli. Dovresti cambiare un po'. Oh! Niente, mi ha ucciso. No! Arrivo, torno. Ti vendicherò, amico mio! È presente lo shortcut dell'ascensore? Sì. Ok. Ci troviamo lì. Ok. Se non muoio prima. Vedi se l'ho aperto, perché... E tu vai avanti, dai, poi... Se noi ci ritroviamo... No, sei morto? Ostia. Beh, torna alla magione lontana. Beh, ho riposato lì l'ultima volta, quindi penso che mi ci riporti automaticamente. Infatti. Penso che ci riporti automaticamente. Lo sai che c'è gente su YouTube America? Uh-huh. Che fa dibattiti politici, che parla seriamente così per paura di essere interrotto. Quindi non si capisce un cazzo, ci sono questi che fanno... E quindi ho ragione. Certo, ecco. Preferisco la riduzione di Tlero, ma preferisco questo punto. Cosa preferisci? Lo spiego meglio poi. L'arguzia di Teloma? No. Il mago Teloma? Lo spiego meglio. È coinvolto un certo signore del Novecento coi baffetti, te lo spiego poi. Ah, ok. Evitiamo di farci incazziare due volte da Twitch nella stessa sera, eh? I signori... No. Non diciamogli niente. Vabbè, uno dei miei poeti preferiti era un signore del Novecento con i baffetti. Sì, sicuramente. Anche perché nel Novecento quasi tutti avevano i baffetti, però... Anche molti lo stesso tipo, tra l'altro. La life segreta. Senti, ogni canale c'è il tipo di segreti. Vieni su, vieni. Sbattiamocene ampiamente dei cavalieri a sto giro, andiamo dietro. Sì, sì, sì. Togli! Lidia, togli! Tic tac, tic tac. Ah, ma non respawnano! Ah, è vero, c'è quello sopra però, levati! Un abilissimo. Ma la tenue ombra di Lombor ci invaderà anche se l'ho ucciso? Quasi sicuramente. Cioè no, se l'ho ucciso no. Mi ero perso la parte importante. Poco dopo sono morto come un cane. No, no, esatto. Uccidere l'hai ucciso, poi. Porco. I cani in qualsiasi Souls che non sia Sekiro fanno veramente incazzare. Ma non mi hai curato. Ah no! Cos'è? È giuramento sacro, è la magia dei Sandro. Sei il più forte adesso. Il più forte? Il più forte del Troy. Ma questo dove cazzo è arrivato? Toh! Non ce n'è più per nessuno. Nessuno manca a me. Muoio però. No, vattene. Non devi morire, come muori? Sono vivo. Ho visto. Apro lo shortcut. Ciao. Avanti, eh? Sì. Stavo per fiondare di sotto. Faceva male ai maleo anche al cuore.
perché sarei morto shottato dalla cosa. Sarebbe stato veramente. Ah! Sentito un backstep ma non sentito dove. Da me. Sono in mezzo alla gente, sono. Titanite grande. E hop hop hop. Faccia una falanguilla. E hop hop hop. Faccia una falanguilla. E falanguilla. Tienitelo il talismano. Il cacciatore di morti nell'inventario. Però non devi curare, vedete. E ti levi! Di quella puttana che fastidio! Oh. Ce n'ho uno e non è neanche quello giusto. Di cosa? Di talismano di Loi. No, lo dicevo a me, non a te. Il freddo! Le cavallette! Mi sa che questo mi ammazza, c'è proprio la faccia da uno che mi sciotta, ingiustamente, tra l'altro. Ma chi è? Dov'è? Quello lì con la falce. Ma no, è facile quello lì. Eh sì. Io ti ho detto. Io non so. Onesto. Onesto. Ah, ma perché mi ero confuso, è questo che mi sciotta adesso. Sì. Ci sono? Ci sono? Ci sono! Facciamo lo shortcut e poi per qualche fight! Capito? No. Vabbè, andiamo a combattere. Così. Ma occhi vispi! Ci sono gli occhi vispi! Ma io rollo! Io rollo e non mollo! Rollo ma non mollo. Una frase. Vabbè, stiamo per. Ah, ma tu sei già dal boss! Esattamente quello che ho pensato. Ma come? Ma sì, ma tanto si fa tutta la passeggiata prima di venirmi a rompere il culo. Vieni qua! Vieni qua! Non prima di venirmi a combattere, prima di venirmi a rompere il culo. Tanto come parte prevenuto. Ma è cosa? Sullivan. Nome da femmina. Stupido. No. Sullivan. Il nome da maschietto, Sullivan. Dici? Sì. Sullivan. Sì, poi Ivan. Sullivan è un'automobile. Madonnari! È ben intenzionato, vedo. C'ho una fiaschetta e l'ho già usata. Hopla! Siamo di livello un po' basso per Sullivan, eh. È meglio se ti levi e fai combattere me che niente. C'ero quasi, amici. Rosa pesca. Ma è quella al succo. È la monster al succo. Che ti dà la carica, ma anche ti dà il succo. Ti dà la carica. Perché così mi piace. Piselli di menzogna. Andiamo alla chiesa, sì, di Orsi. Chiesa di Orsi. Arrivo. Chiesa di Orsi. Com'è? Descrivimela. Descrivimela con tre parole del vocabolario. Ci sei? Aspetta, devo finire di caricare. Sai che io non c'ho l'SSD. Vado ancora a gnomi. Ci sono messo sì. È una cosa con l'onda. Sa di arancia e un gusto sconosciuto. Il gusto sconosciuto mi fa ridere. È al gusto di onda. Cavalca l'onda con questa nuova mostra. Al gusto di onda comunque deve essere qualcosa, tipo che ti fa venire il mal di mare. Prova l'ebbrezza di stare su una barca. La monster al totano. Più onda di quello. Se no, direttamente un parafango. Trovato nell'oceano. La monster al parafango.
parafango rigorosamente. Alla scrosti, tipo la granellatura del parafango, quando scrosti tutto. No. Oddio. Comunque io direi che andiamo da Sally. Sì, sì, andiamo da Sally. Però non abbiamo Vitari, siamo in stato di merda. Sì. Che cazzo c'ho che mi blocca? Madonna. I poteri esp ci hanno dei, vabbè, gli scattoni. Dai! Se la coltre di nebbia. Ah, chi è? Levati che ti prendono attraverso. Fermo, non ti curare! Ti levi da lì. Andiamo a combattere Sally, andiamo. Stai indietro tu, per un po' ci penso io. Ogni tanto viene a tirare uno scappellotto. E niente, viene da te. Madonna. Sai cos'è? Che non posso... No. Non posso neanche bloccarlo, per dire, con un backstab. Levati! Scusami. Sento molto lontano. Levati! Era una props comica, però sono morto. La props comica. La props comica è qua, quando ti filano un dito nel culo e ridono. Che bella comicità. Conta come slapstick, secondo te? Dipende quanto veloce la fa. Se non è molestia sessuale. Ok, vabbè. Sono qua, al falò. Ci sei anch'io, ho messo il simbolo. Ok, ti aspetto. Ho messo il singolo. Tipo l'onore dell'onda. Forse l'onda tipo Maui. L'onda Maui, degli squali Maui. I famosi abitanti della Nuova Zelanda, i Maui. Rolling down to Maui. Guarda i pettorali. Guarda che incredibile fisico. Mi direbbe Sabaku. Guarda che fisico atletico. Lui però lo direbbe, vabbè. Guarda che viso piacente. Ricorda il mondo dei Pokémon. Ma anche sì, un po' il mondo di cartoni animati per bambini. Un po' rassicurante. Aspetta. Per tutte le età. Aspettali. Dimmi. Non correre ancora. Ok. Banzai Pipeline si chiama l'onda. Che è tipo il nome di uno tsunami, non credo. Banzai Pipeline, non credo. Mi sembra più il nome di un manga di seconda. Ora io non so quanto possiamo spingerci oltre con questa battuta, però tipo ok, questo è un segno di Dio, non devo dirla la cosa che stavo per dire, perché pavento. C'hai il cappello da gnomo. Ehi qua. Vieni a spaccargli il culo. L'ha scelto lui di invadere, eh? Poteva anche non invadere. Poteva anche starsene a casa sua a veder passare cantare. Per quanto mi riguarda. Oh, aspetta, non andargli dietro. Ti porto dai cabaglieri. Ma se l'hai tirato da solo? No, l'ho tirato io. Ah. Fermo, non andare di là. Fallo andare, sì. Potrei fargli lo scherzone, ma non lo spreco per così poco. Ma gli avevo fatto il backstep, ma dai. Ma lui ha il potere di una pessima connessione. Sì, mi sa di sì. Lo vedo bello sgargiulo. L'hai appena preso, e non se l'è presa. Ora ho preso, però. Quello era un backstab. Sì, era un backstab. Dai, curati. Cretino. Aia, bravissimo. Guarda come sfrutta bene i suoi tempi. Guarda come adesso si cura come un infame. Un porto spino fotonico. Curati. C'è la strega di Satana.
Che palle, sei curato veramente. Speriamo che non sia un altro di quelli che si curano all'infinito, madonna all'infinito. Di Dio. L'altra volta a Cree non so se c'eri, ma c'era il tizio che si curava all'infinito. Sì, prima che mi sfondi la guardia con quell'arnese, secondo ci vuole, amico mio. Ma guarda che infame, vieni qua, vieni. Aspetta, andiamocene noi. Se vuole venire deve prenderci. Ma perché io sto rollando? Posso prenderli tutti sullo scudo, sti qua. Senza problema. Madonna, guarda come scatta. Non ci vengono qua sopra i tuoi nuovi meravigliosi amici, ma fai? Bravissimo! Finiamolo, bravissimo! Che a te piano! Che è? Cosa che c'è? Ah, sei tu che backstabbi gente! A te, Ricky, hanno mai attaccato i cavalieri? Che cavalieri? E quelli che abbiamo affrontato durante mentre la strega del caos, i due fratelli cavalieri con la sciabola. Adesso dici? Sì, adesso. Sì. Ah, perché? Okay, allora non funziona un cazzo. Perché c'ho l'anello. E ah, dovrebbero attaccare me. Effettivamente non mi hanno mai cacato il cazzo se non gli andavo vicino. Però a sto punto vabbè, chi se ne frega, andiamo pure così tanto. Ok, sarei morto. Aspetta però, fammi andare avanti a me che Canzone era quella che cantavi? Sai che non mi ricordo. C'ho lo scudo. Era una cosa Nintendo, se non sbaglio. No. Che cazzo è? Indente. Ah! Affanculo. Sei lontano dalla porta, Me l'hai pure detto, sono vieni qui, non ti curare! Aspetta, fai andare avanti me! Perché non mi caghi? Devi menare a me! Perché è un uomo di merda. La gag. Bravo, complimenti. Che bella rollata che ho fatto. Finite le fiaschette. Ma non finisce l'orgoglio con il quale ti affronto ogni giorno. Togli! Scappa lì, scappa. Ah! Ho ucciso la copia. Bravissimo. Io li prendo tutti sul grugno, sti qua. Vai, sei sfogato. Bravo, vattene, scappa. Ma sono un cretino. T'ho visto, sa. Mi curo. In faccia all'unico. Merda. Che palle. No.
Il fatro non lo so fare. Gioco di squadra ha prevalso. Sì, sì, esatto. Ok, Cherry, Cherry. Sulevan, Julevan. No, non era un gioco nel telefono, era un gioco famoso questo qua, di quello che sto cantando la canzone. Pop. Danzare di merda, porco zio. Tornando dalla montagna era una cosa di cui mi ero dimenticato, perché lassù non ce ne sono praticamente. Oggi mi hanno pinzato. E metto il simbolo fuori dalla casa di Sullivan. Yes. Sullivan, Julivan. Ah, questi danno la scintillina, se non sbaglio. Tutte e due. Sì, sì. Ciapeli, ciapeli. E Bron, prendi uno, aspetta anche me. Ma di solito riuscivo a prenderne due, ma sono stato lento. Non ce l'ho mai fatta a prendere tutti e due insieme. Dipende che arma c'hai. Il gioco del guerriero pala. No, non è Shovel Knight. È più famoso, perché non lo conosco Shovel Knight. Cioè, lo conosco di nome, ma non lo conosco di fatto. Di fatto. E di fatto. Chi era che si risvegliava qua? Quello a destra e quello a sinistra. Piaciuto. Però io non voglio consumare le frecce con tutti i droni, voglio... Ma vuoi dire che i giochi del telefono non possono essere famosi? No, però voglio dire che non è un gioco del telefono, sono sicuro al 100%. Scusami? E se poi hai ragione tu, puoi ballare sulla mia tomba, dopo avermi ucciso a sangue freddo. Madonna, che brutta cosa da dire. Ma no, era una battuta. Sì. Era goliardico, era tutto goliardico. Ma che palle! La granata. Danzare! Metti un zanzare. Ticchi. Ucciso. Bomberman. No, non penso sia Bomberman. Ma tanto dopo te lo dico, perché lo vado a cercare. Credo di sapere dove cercare. Ma ti ho evocato io tutto questo, no? No. Tutte quelle con le armi. Ah! Ah! Fastidio. Ah! Ah! Comodità moderne. Come sono comode? Tipo? No. Qual è la comodità moderna preferita? Non te lo ricordi questa frase? È un video un po' troppo vecchio. Dai luce, Ambrogio. Subito, signore. Non mi ricordo.
quali nuove dal mondo dei videogames, Ambrogio? È uscito un nuovo gioco, sì. Si chiama Battlefield Play for Free. Madonna, Ambrogio. Ok, mi sono ricordato. Perché non te ne vai a cagare? Tra l'altro ho fatto meglio di quanto non fosse il video. L'hai detto meglio. Non muore, non muore, Dio non muore. Aia. Colpiscilo, bravissimo. Col? Vieni, colpiscilo. Ma dove vieni, gigante. Sei? Vieni, gigante, bravissimo, gigante. Vendetta dei giganti. Che sta succedendo? Ah, stanno uccidendo i stronzi? La vendetta dei giganti contro Jon Snow. Arriva a uccidere Jon Snow. Con le lance, tra l'altro. Il Lord Comandante. Aia! Non farlo! Che male. Perry! Ciao, gigante! Ah. Mi stava per schiacciare. Beh, abbiamo ucciso prima. Mi ero preparato l'arco tutto bellino per affrontare i due guerrieri di Drango, poi sono arrivati i giganti. Ho fatto tutto loro. Aia! Aia! Ma andiamo, che è sto comportamento? No, no. No, lì ci andiamo tra un po'. No? Schiattiamo male. Ma mi serve l'anello del favore. Per favore. Tanto lo sai che... sono più difficili di Sullivan quei due lì, eh. Ma non è vero, ti sottovaluti. C'hai pure i... E non è che sottovaluto me, io sottovaluto te. Allora non c'è problema. Probabilmente mi shottano con qualsiasi cosa che fanno. Infatti. Non farmi prendere. Quella sotto è una macchia di sangue, sì, non è un invasore. Sì. È bello che mi sono preso l'anello del coso rosso per non sembrare un fantasma, ma sembro un fantasma anche quando non lo so. Aspetta, non c'è andare, aspetta. Sono già andato. Capito la puttana. Hai la fretta in culo, c'hai! Aia! Vattene! Ma stai buono, stai non... Fai combattere me, vattene! Ti devi preoccupare, non ti devi... Dai un colpetto ogni tanto, tu! Ok. E sta arrivando. Lo so, vengo io. Mi ci pianto davanti io. E smettila! Il solito di ieri. Stronzo. Ma il coccodrillo satanico egizio. Sono morto. Ti vendicherò, amico mio. Bravo. Questi stupidi cani di elettricità non hanno niente contro la nostra forza. Da esseri non umani. Hanno niente. No, non sono niente. Non hanno niente. Beh, non hanno. Arrivo niente lì. Da mettere contro. Tu se stai nella merda, sali sulla scala, mi ritrovi di sopra, eh? Mi ha shottato, letteralmente shottato, ero fulmine. Coccodrillo con la parrucca. Bisognerà elaborare una strategia migliore. Ma l'abbiamo ucciso il primo respawn, no? No. No. Allora. Il primo. Il secondo è tutto da vedere. Vai, ti rievoco. Adesso. Frolli fatti di pane. È tempo frolli di fare sul serio. Frolli fatti di pane con la fega di gatte. Chissà. È giunto il tempo di fare sul serio. È un po' che non invado.
solito qua. Qua è l'inferno. C'è la sagra dell'invasione. Mi vado direttamente dai cani. Aspetta. Ricorda chi è il tuo tank di fiducia. Ah, io lo ricordo, ma non vorrei essere troppo viziato, sai. Non vorrei fare mosse troppo... Quanto tempo a rispondere? Gesù. Ma io no, aspetta. Fatto dal cane. Io non c'ho stamina, aspettami. Au! Nel calcagno mi ha preso, vaffanculo. Sono? Sto arrivando, compagno. Mi ha scettato di nuovo. No. Io sto arrivando. Tu sei già andato. Io, a me servirebbe fare un paio di livellini per la vita. Un paio, eh? Un paio di livelli ti serve, eh? Sì. E dobbiamo arrivare al... all'archivio. Là sopra dobbiamo arrivare. Sono altri posti belli per livellare. Là sopra. No, no, vabbè, ma basta che andiamo un po' avanti e me li faccio i livelli, mi serve. Ma io tra l'altro te l'avevo dato. Era questa la partita in cui te l'avevo dato le anime all'inizio, sì? Sì, ma mi sa che non l'ho ancora usato. Sì, bella. Ah, sì, sì, sì. Ma infatti era con questa? Sì. Non lo so. Oh, con questa. Tu non c'hai ancora il principe Zukov. Non l'avevi ancora fatto tu? No, non ho ancora iniziato, mi sa. No, perché magari... non mi ricordo di aver creato nessun personaggio. Magari l'ho data a quello, ho detto l'ho data a lui. Schiaccio sul tasto per cambiare gli oggetti, dimostra. Qui la maggior parte delle creature sono pelose. Il bello è che era una domanda da parte di Chris serio. Sì, penso di sì. La maggior parte delle creature sono pelose. Forse non la maggior parte, in realtà. Mi fai vedere Bloodborne? Sono... Sì, in Bloodborne sì. Lì ci sono metà creature che sono pelose, metà creature che sono miscibelle. Questa dicotomia che lo rende così tanto eccitante da giocare. Perché all'interno puoi trovare due tipi di pericoli. No, guarda, il pericolo sotto, dal cielo e il pericolo dalla terra, dal sangue. No. Vado davanti io, aspettami. Ok. Tu quando vedi un'apertura, se non mi sciotta, gli dai una bella mazzata. Bel colpo, roccia! Di tank con così poco stanno. No! Che culo, bucio di culo, bucio, 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 di culo, bucio di culo, bucio, bucio. Vattene, 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 sono morto. No, non posso fare il tank con così poco stanno io. Patron. Muori, cazzo! Oh no. Muori, cazzo. Ah già che sono. Sono maledetto, ho la maledizione addosso. Sì? Ah, no. Ho la maledizione così avanzata. Che mi si sono chiuse le palpebre e quindi sono tutto rosso. Ora ti faccio vedere quando ti... Aspetta che arriva. Vai in cima alla scala, aspettami lì. Ciao moto. Sono solo pelosi e occhi.
Sì, sì, erano anche quelli viscidini, tipo lumache. Come? Ah, non posso metterlo. Devo metterlo in mezzo alla stanza. Ma perché Creed è una cosa molto semplice da spiegare. Hanno imparato a renderizzare i peli. Mm-mm. Prima non si poteva fare così facilmente. E quindi l'hanno messi dovunque. Volevano farci anche i muri coi peli, poi è passato Miyazaki e ha detto su via. Su via in giapponese vuol dire ma dai. Mi ha fatto ridere. Ho messo il simbolo. Io sono andato a livellare, aspetta. Ah, ok, ok. Ok, adesso la vita è un attimino più decente. Ok. Comunque ho visto Kree che stavi giocando ad Axiom Verge 2. Quel Metroidvania con l'omino con le armi. E io ho giocato al primo, non l'ho ancora finito, sono quasi alla fine. Mi era piaciuto abbastanza. Poi l'ho mollato. Manca una scintilla. È carino, vero? Te la posso dare. Andiamo, ci troviamo dai cani. Sì. Tu vieni avanti, trovi il simbolo in mezzo alla stanza. Tanto ci devi passare per forza da lì. Mi ricordo che a un certo punto in Axiom Verge mi sono bloccato perché volevo fare backtracking. Mi sa che l'ho fatto troppo presto. Mi sono incastrato inesorabilmente. Ma sei sopra le scale o sotto? E ho messo il simbolo sopra la scala. Ah, cioè sopra, in mezzo sopra alla stanza sopra, okay, sì. Ok, ok. Questa cosa che devi accelerare per andare sulla scala. E non ti consuma stamina, quindi non è funzionale a... Cioè, fammi andare veloce da principio. Poi c'hai un controller, cioè le varie intensità. Se fai così vai piano, se fai così vai veloce. Invece no! No, schiaccia la B. Ah, ho capito. Sei pronta agli ombrelli? Voglia. Vedo di non morire come l'altra volta sull'ascensore. Aspetta, fai andare avanti me, riprendo le spalle. No, io dicevo... Quando sono morto perché ho fatto il gesto davanti all'ascensore che si muove. Sono volato di sotto. Non so se ti ricordi. Sì, mi ricordo. Guardami in tutta la mia bellezza. Mm-mm. Guarda gli occhi. Sono chiusi. Perché sono chiusi? Non lo so. Pisquale a vie tanti vai. Fai prela quando è pera. Quando è pera, quando è pera. Quando è pera. Hanno già invaso Cristo Dio. Mi sa che vado più in là. E qua dietro lo spirito, qua dietro lo spirito. Con l'ascensore ce l'ho dietro, porco cane di un cane. Ma c'è dietro pure il cavaliere. Ma ce l'ho io il... Ah, portalo qua. Ho girato il Cristo Dio. Ho sbloccato. No, è diventato drago, peccato, era bellino, vabbè. Eh? Oh. Perché? È diventato drago? Ha firmato la sua condanna a morte.
Vabbè. Pensato che fu... Ah! Ho capito cosa è successo! Ha pensato che fossi tu. Non ha fatto caso al nome! Sì. Mi sa di sì. Mi veniva dietro... Non si aspettava anche te, mi è venuta dietro tranquilla. Andiamo, andiamo, andiamo di là, andiamo di là. Via, via, via. Ho capito, credo. Adesso non puoi fare lo stesso errore dell'altra volta perché è già giù. Perché non l'ho fatto. Spingi! Spingi! Io sono il re degli abissi. Sono fermo in questo parallelo. Andiamo. Manor Londo, secondo te, quanti cittadini aveva? Ma che so. Non è stata scritta molto bene la parte di Manor Londo, se posso permettermi. Un po' tutto nebuloso. Sì. Comunque Manor Londo era bella grossa, eh. Andiamo su, apriamo la porta, vieni. Oppure andiamo prima giù. Ma questa giù è Irithyll. Sì, per la parte di prima. Eh sì, certo. Dobbiamo fare una scelta, ma dobbiamo farla in fretta. Ci sono i cavalieri... Sì, sì, cosa vuoi fare? Portagavetta. Intanto ammazziamo questi due. Ok. Cavaliere d'Argenzio. Che abilità nello schivaggio che abbiamo tra tutte e due. Top, ha ciao. Preso tante mazzate. Bravo, bravo. Madonna che volo che fa. No dai, fermate. Quando pulisci il pane. Ah no, vabbè, tranquillo. Penso che comunque me lo prenderò. Quando finisco il primo, prenderò anche il secondo. Poi se c'è per Switch è meglio. Lo metto in lista dei desideri e quando esco... Au! Arracca di quella puttana! Andiamo. Ma stiamo andando veramente a picchiare Aldric? No, no, stiamo andando ad aprire la porta intanto. Poi non avremo mai abbastanza fiaschette per... Ma io direi che ci proviamo. Vabbè. Aia! Ah, è vero, è vero. Andiamo a picchiare altri quindi? Andiamo a picchiare altri. Meglio lui del ragno otto zampe. Ma so io dove le metto otto zampe! Ah sì sì sì. Poi è appena uscito appunto. Normale che non posso scontare. Ma di già? Di già fai la scontata? Ma questo è quello. Questo è quello diagonale, questo è quello dritto. No, ho bisogno del mio scudo, sennò non sono sereno. Sono morto. Sono morto tutto. No io no! No io no, io no, sono lì. Comunque gli facevi un sacco danno. Ma per lui è molto fragile lui. Ed è debole al fuoco, però non gli facevo così tanto danno. No, devo andare prima giù, dai, lo facciamo dopo. Eh sì. Facciamo... che facciamo? Cosa ci facciamo? Cosa facciamo per finire, per chiudere la live? Che area ci facciamo? Andiamo alla capitale profanata, tanto. Capitale profanata che si è... E dobbiamo partire dalla magione lontana. Ci facciamo la prigione. Sì. Rasciamo la prigione come dei disgraziati. Io cercando di farlo sono schiattato tante di quelle volte.
Ma perché quelli ti shottano se ti va male? Cioè, ti riducono la vita. Di molto. Qual è la via Non migliore smash. per lasciare la prigione, secondo te? Non lo so, mi viene in mente lì per lì. Allora, vai all'inizio, passi il ponte, vai da dietro, apri la porta allo shortcut, ti cacci di sotto, passi dall'altra parte. Vabbè, andiamo. Vediamo se ci invade Aldi. Aldia, sì. Alba. Alba. Aldia era quello di Aldi era il recente. fratello di Sì. Vendrick. Nonché drago antico. Cioè, drago non antico. Drago Drago fasullo. rotto. Drago rotto. Io anche l'ho fatto col drago lì. Non Ma l'ho sì, mai ma battuto. c'ha. Se ti ci metti Dove dietro la zampa cazzo ci. sinistra e No, stai lì e schivi e basta, non ti prende il fuoco lì. L'ho no. Ah, non posso scoperto mettere quelli. tardissimo. Non puoi metterlo? E ci troviamo No, dopo? dobbiamo. Sì. Io lì l'ho fatto alla Dimmi dove vecchia puoi maniera della. metterlo. Posso metterlo dentro la prigione? Ok, vai, ci troviamo lì. Io quel L'hai fatto drago alla l'ho vecchia maniera? fatto. Sì, con l'anello della protezione alle spalle. Una Ah, volta che sì, tiravo il fuoco quello è mi giravo. fondamentale, quello è fondamentale. Quanto cazzo ci ho bestemmiato io, prof. Detta bestemmiato no, però. Ok, posso metterlo. Te lo metto vicino all'altro falo, Guarda, sono all'altro falò. dai. Arrivo. Mi ha invaso Alba. Ok, allora tirami Metti il su che ce simbolo, lo metti il facciamo. simbolo. Messo. Tirami su che ce lo facciamo insieme, Aldo. Tanto non è un cristiano, possiamo. Non appartiene ad alcuna religione esistente, Aldo. Quindi possiamo menarlo. Ma dove sta? Dov'è? Ah! Va. Come Aldo, nell'alba. Aspetta, arrivo lì. Sento. Sta menando. Dove sei? Sulle scale io. Alveli. Di quella puttana. Passami, Aldo, passami. Sidero, passami. Squanelli con le cricche. Pinala che forneggia. Andiamo avanti di qua, andiamo avanti di qua, andiamo avanti di qua, andiamo avanti di qua. Passo dietro. Io ho 400 ore su sto gioco, ancora non ho capito come funzionano le loro lanterne, però. Sì, neanch'io. Precisamente neanch'io. Aspetta, è bravo, apri anche quello che tanto si sa come finisce di qua. Già. Vabbè, qua ce ne possiamo anche sbattere in realtà. Ah, aspetta, no, c'era qualcosa qua. No, no, Qualcosa di corri, mio corri, che è dentro. qualcosa. E Ma che infatti. qualcosa, corri, corri. Sembrava, infatti, ci fosse qualcosa di mio. Ed era necessario prendere. Sono in fatrol con il loro malus addosso. E sto correndo. C'era una cosa scintillante, non me l'hai presa tu? No, non era scintillante. No, te l'ho uccisa, però non te l'ho. Non te la posso prendere quella. Sì, me l'hai uccisa e me l'ha data automaticamente, Ah, però non ok. era scintillante. Adesso mi sono shottato malamente. Ma io vi shotto voi. Merda. Lasciamo E il perdere il mimic mimic. va No, no, fatto, no, sì. no, no, che. Ma c'ho la L'ha fiammetta fatto? di freschetto. Ah, ok, è vero. Colpiscilo, colpiscilo, bravissimo. Nice. Bella. E qua c'è il gigante da sopra, che facciamo? No, no, il gigante lo lasciamo. Pertanto non dobbiamo farci gigante, dobbiamo andare da un'altra parte. Dobbiamo farci i topi, che è peggio. Sì. Ok, quindi andiamo passando qua. Sì, ho preso. Scusa, io sto un attimo giocando coi nobili qua. Aia, mamma. Frezza in faccia. Ma non I sparavo, nobili, frezza in questi sono faccia. nobili?
Sono carcerieri. Sì, infatti i carcerieri sono i nobili dell'antica capitale profanata. Ah, sì? Mi sembra sia scritto nella loro maschera. Ah, minchia. Ah, già, è vero. Qualcosa del genere, mi ricordo. Sono andato giù, ma dalla parte sbagliata. Giù, lo so. Ho trovato... Ah, ho ucciso i topi. Grazie. Ah, sei già dai topi. Oh! No, non ti far ammazzare, dove sei? Io vengo ad aiutarti. No, tranquillo. Sono caduto male. Corre. E andiamo a uccidere le rane. No. Ma volevo il vestito di Carla io. No. Eh sì, ho capito, però non... Ah, già è vero. C'è un mimico. È questa la chiave? Una delle non due. È la chiave che si trova. Sai che è la chiave che si trova dopo, eh? È vero, la chiave dopo. Mi sbaglio sempre. Questa chiave qua che cazzata? Apre le porte sopra. Se non mi sbaglio. Qua c'è un anello. No, di là c'è un anello. Simbolo della verezia. Oh, che bello, l'hai trovato. Adesso farmare con quello è un bijou. Bravissimo. Manca uno e mezza vita. Che macchina che sei. Beh, con sto personaggio qua, scusa. Appena mi dai un paio di livelli. Hai già ucciso tutti i topi? Anche questi qua? Sì. Bravissimo. Sì, sì. li bisciotto praticamente, i topi grossi. Aspetta, con questo personaggio qua appena mi dai un paio di livelli non ce n'è per nessuno. Ah, possiamo andare all'arcidrago? No. Ci manca il... Cioè io non ho posto, la via del drago? No. No. L'hai fatta la danzatrice della Valle Boreale tu? No. Io no. No, dobbiamo fare. Bene, apriamo... Ma non serve, tanto adesso andiamo giù. Tu quindi vuoi... Sì, in realtà sì. Vabbè, apro lo stesso. Quindi tu vuoi il vestito di Carla? Ma sì, ma in realtà no. Per me può starsene anche lì, tanto rompe il cazzo, devo dire. Poveri. Uno dei personaggi migliori. Perché mi hai portato fuori? Sciocco, non capisci che non ha senso niente qui? Vabbè, ti insegno le magie. Non dice proprio quello. Ora cazzo. Poveri. No, in realtà è tipo uno dei miei personaggi preferiti. Carino. Un po' criptico, non si capisce un cazzo, però è anche tutto. Beh, trovamene uno che parla chiaro, sempre. Chissà se il gargoyle si suiciderà come l'altra volta. Non credo. Quello lì era un gargoyle della domenica, quello là era. Non aveva fatto il corso da gargoyle. Astia. Bobstiak. Sono sparito completamente. La faccia è andata. È andata fuori. È andata fuori da ogni schema. La faccia di... Mi dai una mano? C'è uno stronzo dietro che non mi vuole mollare. Sei innamorato, scusa. Ma c'è ancora dietro? C'è quello stronzo lì che sei innamorato. Non so perché. Ciao. A posto. Aspetta, fammi fare un po' di vita. Ah, mi ricordo, mi one shot. Ok. No, fatto bravo. Ha cercato il salto la volta scorsa. Madonna, i danni. Andato la Slanchars. Ah! Inutile come un... Sì, però è buco carino, buco in fronte, la lama. La lava. La lama. La lama. Ah, non mi spinge di sotto.
Non ti spingo di sotto, non ti preoccupare. Io spingere di sotto qualcuno? No. Tu. Sali. Salgo. Il mio preferito girarci dietro piuttosto che salire. Prenditi il fosso d'osso di non fosso e... Preso. A sto punto ci facciamo Yorm e stacchiamo. Sì. No, ho sbagliato scala. Ah, dici te, che cazzo se ne frega della parte di sotto, andiamo direttamente lì. Eh beh. Che c'è nella parte di sotto? Parte... No, niente. Morte e disperazione. E Sigmire, che tanto è ancora incastrato nel pozzo. Sì, infatti. Sigmire. Sì, vabbè, Sigmire. Cazzo che... Guarda, prodotto, che bello. Prodotto di brumbotto. Oh, grazie. Me l'ho appena rifatto. Vieni. Ah, però c'erano le lucertoline, mi sa, con le titanite. Sotto? Vabbè, facciamo un'altra volta. Vabbè, sì. Io mi sa che schiatto qua in mezzo, eh. Io vado da Yorm. Sì. Sono andato da Yorm. Yorm il gigante, il più grande degli eroi. Sì. Io arrivo, eh. E dammi tempo che io arrivo. Perché non la vedo? Se aspettavi un attimo prima di correre te la davo io la spada, però. Senti i rumori. Yorm spacca tutto. Quando si rialza prendilo. Si infuoca di già. Ma funziona! Ho schivato! Che rabbia. No! È morto! Io ho schivato, non ha preso il controller. Vabbè. Ha preso te, infatti, non ha preso il controller. Andiamo, capitano. Aspetta, arrivo. Mi teletrasbordo e arrivo. Adesso vi sentirete tutta sta cosa qui per tutta la live. Cosa? La Storm Ruler attivata. Storm Ruler. I draghi con la faccia godereccia di Egypt. Lagga contro vedere. Chi lagga? Dove? Davvero laggava? Proprio fatti cellari? Se vuoi lo faccio io, eh? Tu te ne stai girato contro un angolo. Ho messo il simbolo. Sì, ho sentito, ma non so se ho sentito bene perché ci sto casino in testa. Dov'è che sei? È accanto a Fallout della capitale profana. Ah sì. Quando combatti contro quel boss va tutto a esplodere, ma porca puttana. A parte che se va a scatti col boss non credo. Guarda che eroe il mio personaggio. Più grande. Doppio casino, andiamo. Pace dei sensi. Ma solo quando combatto contro il boss lì o c'è delle altre istanze in cui fa un po' casino? Che magari è il programma di... Grazie. Quindi è sempre te.
quelli che gli piace. Stessa idea. Sincronizzati. Sì, è vero. Oh, guardiamo un po'. Per ora non lag. Ok, prossimo minuto di carica. Di quella zoccola. Dai! Stavo guardando la live, per farmi questa cosa. Tira! Tira sto colpo! Merda. Okay. Lo prendo io. Sì. Vado. Bella lì. Ah sì, è vero, scatta di brutto, ma soltanto dei momenti. Prendo tuo, mi si è affezionato. No, non ho più. Mancato. Fuori! Bella lì. Colpo finale è mio! Lo stiamo facendo a una velocità sconcertante. Quante bracci ho io? 10. Ora sto andando. Ma prima si vede che l'avevate stabilizzato un attimino l'inizio. Ha visto la prima volta il boss, ha detto: come faccio? Invece adesso... è così grande, come faccio? Bene, amici. Ok. Quit game. Alt puff catres. Stasera mi si è comportato bene, non ha crashato, dai. Comunque sì, è vero. Una domanda, mia canaglia. Dove ho ficcato il mio tablet? Quando attacchi, sì, mi sa che era l'effetto del vento che gli dava fastidio. È possibile? È possibile che fosse l'effetto in particolare? Sì, l'effetto del coso, del... fuoco. Va bene, amici. Direi che il nostro dovere per stasera l'abbiamo fatto. Anche troppo. Vabbè. Ci vediamo domani con la live delle 21.30. Sì. Stavolta che parte alle 21.30. Sì. Ciao amici. Ciao. Ciao Cri, grazie.